Inizia la saga, 6 giorni, 6 outfit. Ciao, ben ritrovati su un nuovo video. Allora, cominciamo subito con i nostri outfit. Allora, stamattina outfit molto casual. Ho un lucida labbra di Kiko, di una linea vecchissima, e anche lucida labbra non è che mi piace. Vediamo se ce l'ho qua, tanto vedete già come sono vestita, vabbè, ma non importa, vediamo. No, non l'ho messo. Sono di quelli che sono dentro ai tubetti di una collezione natalizia vecchia, vabbè, ma comunque non degni di nota. Di qua ho i miei orecchini, ok? Qua ne ho solo uno perché stamattina non avevo voglia di star lì ad aprire il buco a sinistra, sapete che ho un problema. Va bene, The Blade B01, il mio solitarietto, plain e fede. Oggi outfit da combattimento, vi spiego perché. Perché oggi pomeriggio ho finito il lavoro, oggi è venerdì, quindi siamo a ridosso del weekend. Finito il lavoro vado a fare shopping natalizio per i regali di Natale. Oggi è il 17 di novembre, ma vado oggi e stop. Vado oggi, c'è anche il Black Friday, spero di non trovare il disastro, la Digeo, spero. Vado in un orario, insomma, abbastanza, se vogliamo, tattico, cioè nell'ora di pranzo o post pranzo, ecco. Outfit di oggi. Allora, ho questa felpa che ho acquistato su Shein, Positive Mind Vibes Life, e mi rappresenta un sacco. E poi sotto ho i, diciamo così, una volta erano i pantajets quando andavo ad aerobica, sono dei pantaloni a zampa in similana, sono 100% poliestere, che ho acquistato da Calliope, e sotto ho messo i miei Armani, i Combat. Poi sopra metterò un giubbino tattico anche lì, perché al poi centro commerciale non so se lo porterò giù. È un cappottino fatto così di Susie Mix, che ha le maniche un po' più corte, perché ai centri commerciali non si sa mai come vestirsi neanche lì. Certe volte fa un caldo boia, certe volte fa freddo. Allora penso di andare dentro solo con la felpa, però vediamo un attimo. Come accessori ho sempre il mio amatissimo marsupio, dove ho attaccato il portaocchiali, che così mi è comodo, dentro anche la mascherina, perché adesso c'è la nebbia, ma solitamente dopo la nebbia c'è il sole. Coccone non tanto strutturato, un po' così, fatto così, e ho la mia borsettina di Armani che ho dentro il pranzo del lavoro, perché comunque mangio a lavorare, e la borraccia da 2 litri. Ieri vi ho lasciato nel vecchio precedente video che dovevo fare tutto un check-up. I check-up sono andati bene, per fortuna, però devo bere tanta acqua. E quindi mi devo sforzare a bere 2 litri d'acqua al giorno, faccio un po' fatica. Va bene, ci vediamo a domani con un nuovo outfit. Ciao, alla prossima. Buongiorno, nuovo outfit. Allora, trucco sempre uguale, non mi dilungo. Accessori ho il punto luce e i miei orecchini di acciaio di AliExpress. Poi ho B01 Kidult Drawely e questo di AliExpress, e Fede, il mio solitarietto, e il plain. Bene, vediamo l'outfit di oggi. È un outfit molto semplice, perché fuori fa freddo e mi sono vestita così. Allora, jeans di Zara, scarponcino col pelo di Geox, preso l'anno scorso, e sotto ho la maglia sempre di quella in modale cashmere, e sopra questo maglioncino molto tranquillo con le trecce che ho acquistato da Shein. Mi metto il mio cappotto, e voilà, il mio bear, ok, questo, e ho la borsa di Armani, nel senso questa qua, la My Way, ok, che è per andare al lavoro, con dentro l'agenda e il mio solito marsupio, dove ho attaccato questo portaocchiali che
avevo già da tempo e che metto dentro perché, scusate, natura morta, perché appunto adesso non mi servono per andare in là, ma tornare indietro con le luci e il riverbero della sera mi servono, quindi li attacco qua e sono comodissimi. Niente, ho detto tutto, ci vediamo domani con un nuovo outfit. Buona giornata. Buongiorno, bentornati, nuovo outfit. Allora, stamattina sono in ferie, ma devo fare un sacco di commissioni e di visite mediche, per cui ho un abbigliamento carino, ma molto molto comodo. Allora, sulle labbra, aspettate, ma lo vado a prendere, rieccimi, stavo dicendo, sulle labbra ho la matita questa che non si legge più niente, né il numero, né niente, ma fidatevi, è Unif Saint Laurent, però non leggo il numero, è proprio tutta... Ah, di qua il pennellino e di qua la matita. Ho contornato le labbra con lei e ho messo questo rossetto extra lasting, mi piace molto, di Avon. Questo è molto un bel rosso, lucido, mi piace tanto. Spero dopo di non averlo su tutta la faccia. Come mascara, che vedete che comunque è un buon mascara, cioè fa delle belle ciglia bella lunghe, ho l'I Love Extreme Crazy Volume di Essence. Bene, scompaio per un attimo. Accessori, ho gli accessori di ieri che avete visto nell'outfit precedente, identico, 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 non mi ripeto. Ma passiamo all'outfit. Allora, oggi ho una tuta sempre in maglina che ho abbinato in questa maniera. Allora, questa tuta io l'ho presa da Primark 4 giorni fa. Mi piaceva il colore rosso perché comunque devo andare a Natale a Torino, volevo qualcosa di comodo e quindi ho guardato lei. Mi è piaciuta un sacco, maglia rasata, ha la maglia più, un po' più corta, ma io poi faccio questi giochi con delle maglie in modal. In questo momento l'ho presa color latte, delle mie di Jadea, sempre uguali. Le braghe sono una M perché la L era enorme, però di giacca ho preso una M. L'unica cosa positiva di Primark sull'abbigliamento è che si possono spezzare, quello che invece non si riesce a fare nei pigiami. Nei pigiami sono costretta a prendere una L perché se no la casacca è piccola. Quindi questo è il look totale, sotto ho le scarpe di Geox che ho indossato anche ieri, è carina, è comoda, la felpa ha il capuzzo, quindi posso fare anche il cappuccetto rosso e mi è piaciuto un sacco. L'abbinerò con un piumino di velluto della Colmar e sempre il mio marsupio. Come vedete là c'è la busta di Primark, che era la busta dove c'era dentro appunto questo completo, ma c'è dentro delle cose per mia nipote, visto che verrà poi mia mamma più tardi. Niente, questo è l'outfit di oggi, ci vediamo domani. Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo outfit. Allora, stamattina sono un po' sparkling sugli occhi. Allora, fondo, rossetto, tutto quello che è rimasto invariato. L'unica cosa che è cambiata è questo ombretto, che è di Make Up Revolution, che sono questi pottini qua. Il mio è Rose Gold, che si bagnano con l'acqua, ok? E poi si mettono sulla papera. Altro nuovo ingresso è lui. Allora, è un profumo che ho tanto bramato. Ho sempre avuto dei dupe perché ho sempre detto az, quanto costa. E niente, ieri sera me lo sono trovato. L'altro giorno è stata una giornata molto dura,
Per cui chi è stato vicino a me, cioè mio marito, ha detto, vabbè, te lo meritavi un regalo. E allora me l'ha portato a casa. Che dire, ragazzi, questo rimane comunque il classico profumo da sciura. Meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro ha detto anche la dove l'ha comprato, insomma, che lo toglieranno probabilmente dalle profumerie, andranno solo ed esclusivamente in quelle di nicchia, perché costa, è arrivato a dei prezzi, questo è Coco Mademoiselle, è arrivato ad avere dei prezzi allucinanti. Questo è un 50 ml, il 100 dovete fare un mutuo. Bene, ma passiamo all'outfit. Allora, stamattina ho questi cerchi, sono un po' stile, un po' gitano, vogliamo dire così. Allora, coccone strutturato, stamattina bello morbido, a me piacciono perché io lo faccio in una maniera diversa da tutte, cioè io mi faccio la coda senza farla, poi metto già la cipolla, poi metto questo qua sopra, quindi è molto morbido, cade bene, non vi fa male la testa e quindi per me è tanta roba. Bene, trucco vi ho già detto, accessori, fede e anello col corallo di nonna, ok, the blade dall'altra parte. Stamattina ho un semplice dolce vita nero e ho questa gonna che ho preso su Shein con scarsissime aspettative, perché sinceramente i jeans e le gonne non amo comprarli online, perché io ho la gamba, a dire vero, intrombonata si dice, nel senso bella massiccia, non delineata, non magra, non longilinea, e quindi ho sempre il problema di trovare la giusta taglia. Allora, questa è una L e mi sta un po' come comodina in vita, però cade bene. Ne ho preso un'altra, sempre L, uguale, ma nera, ed è più stretta, perché sapete che tante volte il jeans nero, stessa comunque taglia, può cambiare col lavaggio del colore del jeans. Vabbè, comunque ho la mia calza nera di Calzedonia e il mio boots di Armani. Questo è l'outfit di questa mattina. Ho mezza giornata, poi devo andare a fare un po' di spesa e poi torno a casa. Sopra metto il mio cappottino, che è più di tre quarti, perché vedete, arriva quasi leggermente sopra il polso, che è di Susie Mix in lana cotta, che io amo moltissimo. E accessori, ragazzi, sempre questi, perché mi risultano comodi nel trasporto, borsa e marsupio. Mettiamo, inforchiamo gli occhiali, perché quando guido non ho l'obbligo degli occhiali quando guido, ma quando c'è ancora un po' scuro, un po' di riverbero, un po' di foschia, io amo metterli, perché con le luci mi danno un po' fastidio. Niente, eccoci qua. Ho la goccia al naso. No? Ci vediamo domani con l'ultimo outfit. Ultimo. Ciao. Buongiorno, quinto outfit della saga. Allora, vedete la pentola? Ma ho fatto il coniglio in umido ieri. Allora, trucco. Trucco stamattina è identico. L'unica cosa che ho cambiato è il rossetto. Sostanzialmente è una matita di Essence, che è la lip liner Satin Move, che riprende anche il semi permanente che ho fatto delle mie unghiette. È un malva che ho portato all'interno e poi ho sempre messo i lucida labbra di Corf, quindi bene o male rimaniamo sempre in tema. Sulla linea interna dell'occhio ho il Kiko Long Lasting, che sto portando a termine. Ma vediamo il look di questa mattina. Coccones, che qualcuno mi ha chiesto il video tutorial. Ragazzi, faccio un coccone con un elastico e due forcine. Cioè proprio, vabbè, comunque se volete fatemelo sapere qua sotto e vi faccio vedere come lo faccio. Non so come farlo, ma comunque proverò. Accessori, punti luce qua, punto luce qua e stop. Anello, ho un anello in filigrana di nonna. La fede e il mio plain The Blade. Allora, stamattina sono vestita così.
Allora, questo paio di jeans è una new entry, è una mini flare di Zara, però ha le tasche qua davanti. Ne hanno fatti di tre colori, se non erro. Panna, blu scuro, che ho preso anche quello, e panna, blu scuro e nero. Allora, sotto credo nero. Allora, quindi sotto ho questo jeans panna, sopra ho, sotto al gilet ho sempre le mie magliettine di cashmere e modal semi intimissime, ma le mie sono di Jadea, e sopra ho questo gilet che è anche questo nuovo arrivato che ho preso da Universo Moda alle Piramidi a Vicenza. Il total look è questo, sotto ho messo le mie Timberland, quelle alte, vedete che hanno il pelo, così sto a calda, e questo è il look. Non so se si vede un po' la cellulite dietro, ma mi sembra che mi vesta bene questo jeans, insomma, come tutti gli altri, è una taglia 44 perché sono elasticizzati. Poi sopra metto il mio bear, come solito, ok? Quindi questo è il look finale, e ho il mio zaino, che non sto qua a farvi vedere, la borsetta del mangiare e via discorrendo. Non metto, secondo me, sciarpe né niente, perché comunque ho il collo che è ben protetto. Oggi credo che abbiano messo meno 3, meno 4. Vediamo un attimo. Vabbè, ci vediamo domani con l'ultimo outfit. Buona giornata! Buongiorno, ultimo outfit della saga. Allora, stamattina sono in pandan con il tostapane e i tovaglioli di carta. Tanta roba. Va bene, allora look, viso uguale, ho il fondotinta, L'Oreal Corps Parfait, il mio lucido di Corf o Kiko, mascara, quello di Essence, matita nera di Dior. Questo è il look. Stamattina sono vestita molto easy, ho un maglioncino e un paio di jeans. Allora, ho abbinato come accessori queste palle verde acido che sono orecchini fatti da me. Ho Fede, Plain e il mio solitarietto e il Bizzarro 1. Vediamo nel dettaglio l'outfit. Allora, l'outfit è questo, è un semplice maglioncino che ho preso in un negozio qua alle Piramidi di Vicenza che si chiama Universo Moda. Sono bellissimi, sono morbidissimi, non sono lana, 100% lana, tutte queste cose qua, ragazzi, no, cioè, nel senso, l'ho pagato 13 euro, però mi piaceva un sacco il colore, non è mia palette, ma poco male, nel senso che io amo i colori, ne ho preso uno così e uno arancione fluo, quasi arancione fluo, va bene. Jeans blu di Zara, del modello che vi ho fatto vedere ieri, che vi ho detto che l'ho preso sia bianchi, scusate vi abbasso un attimo, sia bianchi che blu. Questi sono i mini flare, io trovo che mi piacciono, credo che mi stiano bene, io li adoro, sono un passepartout perché li potete mettere con i tacchi, li potete mettere, che non è il mio caso, potete metterli con i mocassini, con i boots, con le scarpe a ginnastica, insomma è un jeans che secondo me sta bene su tutto. Quindi questo è il look, sopra metto questo giubbino in velluto che è di Colmar, è fatto, non è un classico piumino, ma è la classica giacca, è una giacca, vedete, in velluto. Questa giacca era di mia nonna e ogni anno la metto perché secondo me è meravigliosa. Niente, soliti accessori, ho la borsa del mangiare e via discorrendo. Oggi giornata corta ma ricca di impegni, infatti rientrerò a casa per le 8 di sera e sono solo le 6:54. Molto bene, vi auguro una buona giornata. Il video finisce qui, i look sono questi, ci vediamo nel prossimo video. Vi va di iscrivervi, iscrivetevi, vi va di mettere un like, lo fate, se volete seguirmi per far docciacole la mattina presto, le perle di Daphne. Ah, la campanella, attivate la campanella anche. Ciao!